Bella raga! Allora, guardate qua che roba. Il primo pezzo del soffitto è stato messo. Questo sarà il secondo pannello per il soffitto. No, niente, qua sto a fare un altro lavoro. Adesso abbiamo messo l'ultimo autoriflettente sul soffitto. In quel punto lì ci mancano giusto qualche pezzettino. Qualche modifica era stata apportata in passato, o meglio, i travetti adesso sono anche incollati al tetto. Qui è tutto funzionante, tutto quello che rimarrà a vista non ci sarà nessuna vite. Non so se si vede. Abbiamo messo anche i faretti. Sono rivestiti da un lato, dall'altro no, quindi dall'altro lato li impregniamo comunque. Questi sono un foro del faretto e un foro per passare i cavi che sono lì, quelli del pannelli solari, telecamere che saranno sul soffitto. E adesso 3, 2, una. Cari, cari, cari. Da 2 mesi a sta parte i nostri tramonti. Stesso posto. Stesso panorama. Stiamo aspettando che asciughi qualcosa. Si chiamano puntarelli. Puntelli. Puntelli. Ce ne abbiamo 4 e non ne compriamo più. No, ma più che altro se proviamo a salire in camper e ne parte uno, partono tutti gli altri, crolla tutto quello che c'è da tenere su, quindi è meglio lasciar perdere. Marley, saranno più di un mese che non si muove, Caspita. eh? Fermo qua così. Nemmeno i termici si abbassano più da un mese. Appena Simba sarà vivibile, ci trasferiremo e Super Marley sarà messo in vendita. Prima sistemato, qualche. Ma niente di che. Tutte le finestre sono nuove. Nuova di pacca. L'unica cosa che dobbiamo sistemare prima di metterlo in vendita è il paraurti. Quando sarà messo in vendita, metteremo il paraurti via. E poi tutto quello che c'è sta dentro funziona perfettamente. Comunque, andiamo a vedere un attimo qui la colla. Ma guarda chi c'è lì. Aspettando lì. Non esci, eh? Nel No, castillo. no. No. Ormai ha fatto buche dappertutto qua. Questo qui è l'ultimo pezzo del soffitto. Abbiamo fatto il buco del faretto, ma non dell'oblò ancora. Quello Yes. No. è sempre un terno all'otto. Ecco, qui la situazione è così. Questi pannelli sono già rivestiti. Non so se si nota, ma ci sono delle viti. Tu le vedi, te? Io le vedo tanto, ma Come le vedi, faremo in modo che cavolo? non si vedano più. Allora, le viti che si vedono in realtà non si vedranno perché sono state posizionate in punti dove comunque non saranno a vista. Tipo qui dove c'è l'oblò. Ci sono queste viti bianche. Praticamente qui ci sarà la parete e la porta del bagno. Non bisogna farvi Ma difetti, certo, Tere. bisogna far vedere anche le cose brutte, scusa, no, solo quelle belle, se no sembra tutti fighi a fare Ivana, È invece vero, hai dopo. ragione, hai ragione. Quindi qui queste viti non si vedranno perché qui andrà il pensile. Stessa roba succederà lì. Andiamo a mettere l'ultimo pezzo del soffitto. E tutto quello che stiamo a fare, non si sa come si è fatto. No. Perché solo a ricordare sto portellone che era quante volte l'abbiamo smontato, abbiamo perso tantissimo tempo, tanto, tanto, tanto tempo, a parte smontare tutto. Ma quello che ci ha fatto perdere tempo è la nostra inesperienza, perché comunque prima di fare una roba ci pensavamo più volte, vabbè, anche adesso è così. Adesso dobbiamo guardarla in questo senso, alla fine non è stato un perdere tempo, dai, è stato più un concentrarci, studiare, informarci, sicuramente errori ne avremo fatti. Che un solo travetto, che sono magari i travetti dei pensili. Non dormivamo più la notte per pensare a sti pensili. Sicuramente, non quando partiremo, ma appena metteremo in moto il nostro primo ed unico pensiero, che sarà costante non so per quanto tempo. Cioè, dobbiamo acquisire fiducia col nostro Simba perché noi ce ne andremo e ogni volta diremo: è cascato? Ecco, raga, buongiorno. Allora, il Buongiorno. terzo pezzo del soffitto, ieri non l'abbiamo messo, ma siamo crollati. Ok, sono le ore 8 e 15 e andiamo subito a lavoro.
subito. Anche perché stamattina c'è un po' di traffico, oggi è lunedì e quindi tutti sono tornati. E qui? Buongiorno. Buongiorno. Caffettino e poi andiamo a incollare. Il soffitto. Raga, stamattina tutti al lavoro, quindi che è? Silenzio. Dai, mettiamo solo l'altro, va. Arrivato l'orario di chiusura, possiamo comunque dire che abbiamo terminato il soffitto, adesso lasciamo tutto così in modo tale che si asciuga, poi domani sistemeremo, quindi mettiamo la cornice del turbovent pian piano, poi cosa facciamo? Tante faremo piccole chicche, cosine carine, piccole. Adesso domani, dopodomani faremo un bel test, ci andiamo un po' in giro, abbia qualche dosso. Adesso inizieremo con le pareti, ma soprattutto con la costruzione delle panche dietro. Le panche dietro andrà il letto. Esatto. Che abbiamo fatto delle valutazioni, sì. Per comunque rimanere su un peso più leggero possibile, abbiamo optato per dei profili di alluminio. Prossimamente mostriamo un attimo tutto l'assemblaggio che ci sta dietro, perché esatto, lo stiamo studiando. C'è la pistola del compressore da mettere via. Questo non lo può dire. Perché io non sono capace. Domani arriva. Voi dovete sapere che Giulio è disordinatissimo. Tutto questo casotto qua sopra, lo vedete? Suo. Allora io settimana. Ah, dai, che scemo! Simba, buonanotte. Ovvio che ci va in... ci si va in uno. Allora, raga, oggi ci abbiamo compagnia. Che chiudi? Chiude fuori. Bene. Questo è il solito nostro posto, oggi abbiamo un altro campeggiatore qui. Sì. No, in realtà è un super ragazzo di Roma. Ciao, che, Andrea! Che è qui, che deve fare dei lavori, perché appunto dove siamo noi, questa azienda, che adesso questo ci ha scoperto, ci ha subito... Ma noi siamo in incognito. Ci ha scoperto invece questo, ci seguiva. Va bene, lui deve fare dei lavori, quindi ha detto io sono arrivato in anticipo, i lavori bisogna fare domani. E il super capo ha detto, eh beh, ci abbiamo il parcheggio, il campeggio, perché qui c'è tutto. Yuki! Questa giornata è stata abbastanza produttiva, molto dai. Produttiva, soffitto completato. Per il soffitto ci abbiamo impiegato 3 giorni. Adesso io mi studio, o meglio mi studio. Questa sarà la nostra videocamera posteriore, che è? Ce l'abbiamo anche su Marley e ce l'abbiamo un'altra nuova solo perché ci vogliono bene, ce l'hanno regalato. Quindi la rimetteremo anche su Simba e quella su Marley. Quando venderemo Marley, rimarrà lì. Bella ragazzi, vediamo al prossimo video. Ciao!